Ragazzi, dovete lasciare assolutamente un mi piace per Lionel Messi, perché è un giocatore straordinario che sta giocando delle partite assurde. Li merita tutti questi 3000 mi piace. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bello a tutti ragazzi, qui è Giuliano, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 47 con la carriera allenatore con il Napoli. In questo video andremo come sempre a giocare ben 3 partite: la prima contro il Torino, la seconda big match contro la Juventus e la terza partita contro il Celtic, ovviamente di Champions. Quella lì è la classifica, noi siamo al primo posto a più 3 sull'Inter. Voglio assolutamente aumentare questo distacco, sono al primo posto e voglio rimanerci fino alla fine. Per quanto riguarda la formazione, facciamo giocare la squadra delle riserve, visto che i titolari hanno giocato l'ultima partita. Rog purtroppo si è infortunato e al suo posto chi mettiamo? Non ho nessuno. Ho Messi, è tornato Messi, quindi Messi trequartista, perché o lui o Salah, però Salah è stanco, anche Messi è stanco, però Salah di più, e quindi Messi trequartista. E andiamo a questo punto a giocare la prima partita di oggi contro il Torino. Mi raccomando, un bel mi piace, lasciatelo sempre in questo momento. Io vi lascio la prima partita, bella. Ci siamo ragazzi, siamo nello stadio del Torino, le squadre sono in campo e inizia adesso Torino-Napoli. Barreca, recupera palla, appoggia per Messi, vai ancora di là per Barreca, è buona, Barreca entra dentro, è buona, Milik vai di là, Callejon, mettila giù, quanto ci metti, Callejon, dentro per Messi con il destro, Lionel Messi signori, ha giocato 4 partite, ha fatto 4 gol Messi, anzi 4 partite 3 gol se non sbaglio, e le altre le ha saltate tutte per infortunio. Comunque l'importante è che ha segnato e passiamo in vantaggio. Che sì, diventa buona per Messi, Messi accelera, poi appoggia dentro per Milik, 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 dentro per Callejon, è passato Callejon, Messi sulla respinta, doppietta di Lionel Messi in 30 minuti. E adesso sì che sono 4 per lui, si fa trovare pronto sulla respinta e 2-0 Napoli. È scatenato Messi ragazzi, un super Messi oggi. Callejon appoggia ancora per Messi, punta all'avversario Messi, lo supera Messi, ancora se la porta sul sinistro Messi, prova a giro e blocca Gomis, a caccia della tripletta Lionel Messi. Calcio d'angolo per il Torino, ci va Ljajic, palla dentro, allontana via Messi, poi rimane lì sulla linea Conti, grandissimo, fresco di rinnovo Conti. Milik dentro perché sì, è buona che sì, fino in fondo che sì, il pallonetto di rimpallo stava segnando e palla fuori. Calcio d'angolo per il Torino, occhio, palla dentro, Niang, perché la rimetti per loro? E palla fuori, ragazzi, stiamo rischiando veramente tanto. Siamo sul 2-0, questo è vero, però non possiamo regalare l'occasione al Torino, dai. Ljajic appoggia per Acqua, grandissimo che sì che chiude, ma sono fortunati. Boye, palla dentro, occhio, 2-1. È arrivato all'ultimo secondo il gol del Torino. L'arbitro dovrebbe fischiare la fine, vero arbitro? Dimmi di sì. E infatti è così, finisce qui. Il gol del Torino era nell'aria, 8 tiri per noi, 4 tiri per il Torino e andiamo avanti. Infortunio per Lionel Messi in allenamento. Ma cosa ha Messi, ragazzi? Vinto premio allenatore del mese, ok. Cioè, Messi, terzo infortunio. E siamo a novembre, appena iniziato novembre. Comunque, la prossima partita è contro la Juve. Messi dovrebbe essersi ripreso, però è stanco perché ha giocato tutta quanta la partita contro il Torino. Comunque, facciamo giocare assolutamente la squadra dei titolari, ovvero loro, con Callejon che strince i denti. Messi come messo? Male. Male, quindi non può assolutamente giocare. Magari lo mettiamo in panchina per un assalto nel finale, non lo so, lo mettiamo comunque in panchina. E questa è la formazione. La classifica è quella lì, siamo a più 3 sull'Inter che non perde colpi, quindi siamo ancora una volta più 3, siamo in casa per affrontare la Juventus, non possiamo assolutamente sbagliare. Questa è la formazione, noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Napoli-Juventus. Marchisio allarga dall'altro lato per Bakambu, occhio qui, stiamo attenti, palla indietro per Marchisio, Donnarumma. Subito pericolosa la Juventus. Belotti diventa buona per Salah, Salah si gira bene, guarda dentro, Allan, la finta, Allan se la porta sul destro, Allan, incrocia Allan.
È diventato un bomber, signori, questo giocatore. Haaland, ancora lui. Grandissima rivelazione di quest'anno, Haaland. Bella azione e 1-0 Napoli dopo 28 minuti e soprattutto dopo un inizio non bello. Insigne, raga dall'altro lato, per Jordi Alba, le finte, dentro e buona per Haaland, subito, Belotti, fallo bene, Salah col sinistro, Salah! 2-0 Napoli dopo 33 minuti, signori. Ci siamo sbloccati, Salah non perdona e 2-0 Napoli. Insigne diventa buona per Salah, la mette giù e appoggia benissimo per Belotti, le finte, poi allarga subito per Zielinski. Zielinski ancora dentro per Belotti, Belotti dall'altro lato per Salah, forza Salah, fino in fondo, incrocia Salah! 3-0 dopo 41 minuti, ancora una volta Salah. Siamo fortissimi, ragazzi, siamo fortissimi, nessuno può fermare questa formazione, nessuno. Florenzi diventa buona per Zielinski, subito per Belotti, la Juventus è sbilanciata. Allan, Insigne, vai Lorenzo, fino in fondo, Insigne la finta, lo supera, Insigne, a giro! Mamma mia, di quanto è uscita, vicinissimo al capolavoro Lorenzo Insigne. Pjanic, non lasciatelo tirare che Pjanic ha un bel tiro, palla dentro, Donnarumma, grande parata. È ancora buona però, Quadrato, la tiene dentro, il cross, Pjanic ancora Donnarumma. Signori, non si passa con Donnarumma. Per arbitro fischia alla fine della partita. Vinciamo 3-0, otteniamo 3 punti. 4 tiri per noi, 6 tiri per la Juventus. Faccio sempre vedere quando io tiro 100 volte e non riesco mai a segnare. È giusto far vedere quando gli altri tirano il doppio, quasi il doppio di noi, e non riescono a fare neanche un gol. E noi vinciamo 3-0. L'Inter alla partita contro il Bologna. Non sarà facile contro il Bologna. Fuori casa, speriamo che perda qualche punto, perché ho voglia di allungare sulla seconda. Andiamo a questo punto a fare i nostri 5 allenamenti di oggi. Sono sempre i 5 giocatori che sto allenando: Milik, Insigne, Zielinski, Zuma e Donnarumma, che è appena arrivato ad 89 di valutazione. La prossima partita è contro il Celtic. Bisogna vincere perché voglio togliermi questo girone alla veloce davanti. Quella è la classifica, 7-6-4-0. Dobbiamo vincere così andiamo a 10 e mettiamo un gran passo in avanti verso la qualificazione. Il colloquio: Messi vuole giocare al posto di Kayekov. Se te la senti, Messi, vedi di non infortunarti però. Cambiamo la formazione, facciamo giocare la squadra delle riserve. Ma Messi, vuoi giocare per forza al posto di Kayekon? Non puoi giocare trequartista. Spero che vada bene lo stesso. Dai, hai fatto doppietta giocando in questa posizione. Magari lì sei più al centro del gioco, non lo so. Comunque, questa è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo, ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo al San Paolo e inizia adesso Napoli-Celtic. Che sì, diventa buona per Milik, appoggia per Kayekon, vai dall'altro lato, per Conti, Conti, le finte, appoggia Kayekon, dentro Milik, arriva Kayekon e palla fuori di pochissimo. Che sì, diventa buona per Messi, appoggia per Milik, Milik, guarda Messi dentro che è buona, Messi, ok, 1-0. Pensavo se l'avessi allungato un po' troppo e invece no. La sblocca ancora Lionel Messi. E forse, ragazzi, abbiamo trovato il ruolo giusto per Messi. Forse da trequartista riesce a dare molto di più, perché seconda partita che gioca in quel ruolo e terzo gol per lui. E questa è appena iniziata. Che sì, diventa buona per Messi. Messi subito perché sì. Che sì, fino in fondo. Che sì, col destro, palla sul palo. Anche sfortunato un po', che sì, dai. Poteva segnare. Messi la mette giù, ne supera uno. Messi scatenato, Messi, punta l'avversario, Messi, fallo bene per Conti, con il destro Conti. Ragazzi, ma che giocatore è Lionel Messi? Da trequartista è veramente una forza della natura, perché è sempre lì, in ogni azione lui tocca palla, e ogni volta che tocca palla è poesia. Haaland recupera palla, Haaland la mette dentro per Milik, occhio rimane lì, non ci credo, poi Haaland rimettila dentro e buona Messi col destro. Sempre lui, signori, sempre Lionel Messi, si trova sempre sul punto giusto. Doppietta per lui e sono 4 gol in 2 partite nel ruolo di trequartista. Dembélé, palla dentro, Sinclair, occhio, non lasciatelo girare, palla fuori di poco. Dai, ragazzi, che ci tengo a non subire gol. Beaton, palla dentro, Donnarumma con i pugni, poi la porta è vuota, miracolo, poi rimane lì e non riesce a colpirla. Non so chi l'abbia preso, se un difensore oppure se Donnarumma. Finisce qui però, ragazzi, non c'è più tempo, vinciamo 3-0, otteniamo i 3 punti molto importanti in questo girone. 8 tiri per noi, 4 tiri per il Celtic, che
possiamo andare avanti. Grazie mister, intanto Messi ci ringrazia, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare te Messi. Grazie per avermi fatto giocare mister, ero certo che avrei potuto aiutare la squadra a vincere. Messi, tu sei il mio gioiellino, il nostro gioiellino è Messi. La prossima partita comunque sarà contro la Sampdoria, dopo ci sarà la pausa per le nazionali, quindi faccio giocare la formazione titolare. Ottimo lavoro, ok, anche la società, anche la dirigenza ci fa i complimenti per il lavoro che stiamo facendo. E quella è la classifica, siamo a più 2, ma la Roma ha una partita in più, quindi vincendo possiamo andare a più 6, anzi a più 5. Nel prossimo episodio comunque, partita contro la Samp, pausa per la nazionale, poi Crotone e poi Schalke 04, e poi passiamo subito a dicembre. Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, dovete lasciare un bel mi piace per Lionel Messi perché li merita assolutamente tutti. Noi quindi ci vediamo con un prossimo video, bella!